piccolo. La piccoletta come? Tipo... Sì, grande così, una caglietta. No? Insomma. Vabbè, non sta... No, ti spiego qui. Un'estate dovevo andare via. E ho avuto la bella idea di lasciarlo in custodia al gaucho. Il gaucho. Quello del frame. Il gaucho, quello del perpergo. Il gaucho. Della perpergo. Cos'è, la jeep o la jeep? La jeep. Il gaucho. Vabbè, insomma, che è il gaucho? Allora, il gaucho, quello della Strange. Nicola, Nico. Okay. Però a me i capelli lunghi, guardando il topo gli è dato dentro un cappello e torno là e trovo il topo che tipo gira solo da una parte e lo guardo e ha una gamba di cambiola, no. Tipo in tipo c'è una cambiola dura così, l'altra camminava cambiola dura, guarda, aveva tutto il cappello di gaucho legato sull'articolazione che aveva pronto il sangue. Io no, non si chiama il colpo al topo. Preso, no, con la pinzetta del topo, ho tolto sto cappello e l'ho messo là. Un giorno vado a cambiargli la sabbia, vedo che cammina. Dio che hanno perso, ho buttato via la sabbia. Cioè, appena letto, ho detto, gli prendo magari degli amici, no? Vado a cercare i suoi amici al negozio di animali e compro un'altra razza che si chiama Lemming. Non Lenin. Lenin. E sono cattivi, no? Perché sono comunisti. Però sono tipo mega attaccanti. Vabbè, allora li butto dentro col topo e cominciano a legnarlo, no? Subito. Cioè, ma quanti erano? Due. Contro uno storpio di Okan. Ma io pensavo che i topi fossero tutti amici. Dicevo, due gli avessi, anche uno, due dentro, insomma, ho trovato un po' spiazzato perché hanno cominciato subito a dargli addosso. Vabbè, li prendo e li ho messi tipo in una vaschetta così per i cazzi loro. Il giorno dopo, qui sono andato ad altro terzo da Fontanella, che cazzo da mio cugino. E il giorno dopo non ci sono più topi, sono saltati fuori. Allora li cerchiamo, li troviamo in mosca.